Elisabetta Gregoraci, parlando di suo figlio Nathan Falco, si è lasciata andare ad una rivelazione importante su Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una coppia per molti anni. Dopo circa 9 anni di matrimonio, però, i due hanno deciso di separarsi. Di recente, in un'intervista rilasciata nel podcast di Diletta Leotta, mamma dilettante, la showgirl, parlando del primo incontro con l'imprenditore, ha raccontato alcuni dettagli. Si sono conosciuti in un locale dove allora Flavio era circondato da tante bellissime donne. Vado in questo posto con un'amica e lì vedo tante girls molto belle e in mezzo, un po' brizzolato, Flavio. Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico, ha esordito. Elisabetta ha spiegato che quando ha cominciato a conversarci, si è subito resa conto che di fronte aveva una persona molto interessante e intelligente. A quanto pare, dopo quell'incontro e dopo qualche settimana, è scattata la scintilla che ha poi portato al matrimonio e alla nascita di Nathan Falco. Nonostante la separazione però, il loro rapporto procede a gonfie vele, anche se non si può dire lo stesso per le questioni legate al figlio. Elisabetta Gregoraci, la rivelazione su Flavio Briatore, è guerra per il figlio con l'ex marito. Ormai è noto, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo il matrimonio e la separazione avvenuta nel 2017, hanno mantenuto un rapporto sereno e molto affettuoso. I due, infatti, trascorrono molto tempo insieme, anche per il figlio che hanno avuto nel 2010, e appaiono sempre felici e super affiatati. Il loro legame procede quindi senza ostacoli, ma a quanto pare non vanno proprio d'accordo su tutto. Lei stessa lo ha raccontato in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, a ottobre del 2023 e trasmessa, di nuovo, di recente su Canale 5. La showgirl, con accanto l'adolescente, ha confidato a Silvia Toffanin che la pensano diversamente su alcune questioni riguardanti Nathan. Il problema è che il papà, Flavio, dice sempre di sì. Anche se ci mettiamo d'accordo prima per dire no a Nathan, lui poi cambia idea. Dice, ha portato un bel voto a scuola. Non è che se vai bene a scuola puoi fare tutto. Andare bene a scuola è un suo dovere. A quanto pare, come rivelato da Elisabetta, nonostante cerchino di concordarsi su alcune decisioni, alla fine l'imprenditore cambia sempre idea e finisce per accontentare il figlio. Nella stessa intervista la showgirl ha anche raccontato che, nonostante la separazione, sono ancora una famiglia. Cenano insieme tutti i giorni e trascorrono il Natale in compagnia e anche in parte le vacanze estive. Con Flavio stiamo sempre insieme. Viviamo a 500 metri di distanza a Monte Carlo. Stiamo tutte le sere a cena insieme.